Buongiorno a tutti, oggi ho il piacere di presentarvi Matteo Gracis qui con me, giornalista, viaggiatore, libero pensatore, scrittore affermato, fondatore dell'Indipendente, fondatore della rivista La Dolce Vita e ideatore del blog nobufale.it. Matteo, come stai? Partiamo subito con la prima domanda. Buongiorno a tutti, sto molto bene, grazie. Allora, senti, quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a fondare un nuovo giornale online come l'Indipendente? Ecco, raccontaci in questo periodo un po' particolare, sei stato molto coraggioso. Ma sì, diciamo che è stato un processo abbastanza naturale, nel senso che insieme ad alcuni colleghi, amici e collaboratori ci siamo resi conto dell'impossibilità ormai di fare un certo tipo di giornalismo in Italia, un giornalismo scevro da conflitti di interessi, da legami con partiti politici o legami con aziende multinazionali, eccetera. Quindi ecco che dopo un po' di mesi di brainstorming abbiamo deciso di creare un nuovo giornale online, una nuova testata, il cui sottotitolo fosse in realtà molto semplice, ovvero Informazione senza padroni. All'interno di queste tre parole era chiuso l'intero progetto. Riusciamo oggi infatti a fare un tipo di giornalismo che secondo me in Italia era o stava per sparire, che è un giornalismo imparziale, che è un giornalismo senza appunto interessi particolari. Un giornalismo che non ha la necessità di strumentalizzare le notizie, di distorcerle, di censurare alcune cose o di focalizzarsi su altre per magari confondere il pubblico o meccaniche di questo tipo che purtroppo in Italia ormai, sono pane quotidiano, no? Cioè il mainstream, ormai è diventato, secondo me, in tutto e per tutto l'ufficio stampa e lo zerbino, il megafono del governo e delle multinazionali. Ecco, noi volevamo andare nella direzione opposta ed è quello che stiamo facendo. Contemporaneamente abbiamo trovato fin da subito un'ottima risposta da parte del pubblico che ci ha sostenuto e ci continua a sostenere e quindi andiamo avanti un passo alla volta. Chiaramente siamo appena partiti, quindi siamo ancora piccoli, neonati, però iniziamo pian pianino a farci notare. La prospettiva è di una crescita costante nei prossimi anni. Abbiamo una visione a lungo termine, insomma, non è un progetto mordi e fuggi, è una cosa che si vuole costruire negli anni. Ecco, senti, sempre per quanto riguarda la questione giornalismo indipendente, un anno fa eri stato intervistato da Maurice Hann che ti aveva chiesto che cosa ne pensavi dei tuoi colleghi giornalisti mainstream, giusto? Ecco, la tua risposta fu piuttosto negativa. Ecco, la tua opinione è rimasta, cioè, sempre quella, è cambiata nel tempo. Io intanto ti ripropongo la stessa domanda. Ma no, la mia opinione si è ulteriormente aggravata. Oggi i miei colleghi della stampa italiana, della stampa nazionale, io li accuso di terrorismo mediatico e psicologico, cioè senza se e senza ma. Quello che hanno fatto nell'ultimo anno e mezzo è di una gravità sconvolgente, vergognoso, per me è disgustoso e quello che continuano a fare, tra l'altro. Quindi ecco, ne prendo totalmente le distanze, mi vergogno di far parte di una categoria di questo tipo in Italia e sinceramente non riesco a biasimare, tutti i cittadini che sono arrabbiati appunto con questa categoria, che per quanto mi riguarda è assolutamente complice, della classe politica, perché se in Italia, per quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo, i maggiori responsabili sono appunto coloro che siedono in Parlamento. Subito dopo di loro, per quanto mi riguarda, ci sono i giornalisti. Perché? Perché di sì, perché hanno contribuito a questa specie di lavaggio del cervello collettivo che assistiamo ormai da quasi 2 anni, attraverso tecniche, tra l'altro, molto, molto ben collaudate dalla strategia della tensione, la paura, il sensazionalismo su certe notizie, il mettere l'attenzione su determinati numeri, dati, assolutamente ignorandone altri, semplicemente per portare avanti la propria narrazione, ovvero la narrazione ufficiale dei fatti, quella delle istituzioni. Cioè, il giornalismo vero è completamente sparito. Già non eravamo in una buona situazione prima. Ma nell'ultimo anno e mezzo, secondo me, abbiamo veramente raschiato il fondo e stiamo ancora scavando. Non c'è più nessuno che faccia una domanda, non c'è più nessuno che domandi appunto perché determinate cose vengono fatte in Italia,
sono diventati tutti quanti dei fan di Draghi e del partito unico che c'è appunto in questo momento in Italia, perché non c'è neanche più un'opposizione. E in tutto questo il giornalismo dovrebbe fare un po' da cane da guardia, no? Nei confronti del potere, cioè dovrebbe controllare che il potere faccia esatto. le cose fatte bene, invece è controllato da esso. E quindi questa è la situazione. È ancora più tragica di quando Morrison mi aveva intervistato, e quindi il mio giudizio è ancora più critico e negativo. Ma ed è per questo anche che hai ideato questo blog nobufale.it, perché io so che comunque hai ideato questo blog dove tu e i tuoi collaboratori portate alla luce tutte queste fake news che quotidianamente, quasi quotidianamente, i giornalisti del sistema ci propinano. Ecco, il 23 aprile scorso so che tu hai presentato un esposto all'Ordine dei giornalisti del Veneto, giusto? Sì, ecco, ne abbiamo presentati tanti. Che ne è di questo esposto qua, che era riferito a quella notizia relativa a 10 operatori sanitari che erano stati sospesi dalla loro attività lavorativa? Poi questa notizia è rimbalzata su diverse testate che hanno aggiunto che ovviamente la sospensione riguardava anche lo stipendio. Che ne è stata di questa presentazione qua? Come hanno reagito quelli dell'ordine? Hanno fatto qualche cosa? Ma guarda, allora c'è un sistema ormai che stiamo imparando a conoscere che anche all'interno dell'Ordine dei giornalisti, dell'AGCOM, ovvero il garante delle telecomunicazioni, eccetera, c'è una specie di passaggio di patata bollente, no? E quindi nel momento in cui noi facciamo l'esposto, alcuni ci rispondono e ci dicono non è di nostra competenza, lo passiamo all'Ordine dei giornalisti regionale del Lazio piuttosto che del Veneto, eccetera. Passano mesi nel frattempo, le cose o si perdono, non rispondono, rispondono dicendo non abbiamo riscontrato cose particolari, oppure in alcuni casi stiamo ottenendo delle sanzioni nei confronti dei singoli giornalisti che sono l'avvertimento. Cioè esiste all'interno dell'ordine dei giornalisti questa sanzione, no? Che è l'avvertimento, in cui appunto se fai un illecito, cioè per me è una cosa allucinante, dovrebbe esserci perlomeno l'obbligo di rettifica, perlomeno, quindi se ti sei sbagliato, se sei stato colto con le mani nella marmellata, se qualcuno effettivamente è riuscito a verificare e a dimostrare che hai scritto una falsità, dovrebbe esserci perlomeno l'obbligo di rettifica. Invece no, invece c'è una sanzione che si chiama avvertimento prima dell'obbligo di rettifica, che non si capisce che cos'è, e quindi c'è una specie di omertà anche all'interno dell'ordine dei giornalisti di tutte le regioni. È questo che sta succedendo. È per questo che ci siamo anche fermati con gli esposti, perché dopo averne fatti 3, 4, 5, 6 e aver visto che comunque è come avere a che fare con un muro di gomma, abbiamo fermato anche gli esposti, perché gli esposti ha un costo farli, e quindi ecco, ad esempio abbiamo fatto delle denunce, delle querele, e lì siamo ancora chiaramente in ballo, perché ci vorranno anni, però abbiamo denunciato ad esempio il dottor Galli per aver detto determinate cose, abbiamo denunciato altri giornalisti, e adesso insomma ci sono tutta una serie di tempi tecnici d'attesa. In tutto questo però la cosa positiva è che all'interno delle redazioni, sia locali che nazionali, hanno iniziato a parlare di questi esposti. Hanno detto, ah, guardate che c'è questa specie di fondo, no, bufale, no, di piccolo comitato, no, che censù, che manda le denunce a destra e a sinistra, manda gli esposti, che cerca di combattere la censura, eccetera. E quindi hanno preso un po' hanno preso un po' le distanze, no? da certi modus operandi, e hanno iniziato a non pubblicare più delle bufale clamorose come succedeva un anno e mezzo fa. Quindi adesso magari ci girano intorno, le strumentalizzano, alcune notizie le ignorano piuttosto che darle sfasate. Però ecco, almeno per quanto riguarda il ruolo di No Bufala, qualcosa è servito e sta servendo. Era un po' anche il nostro obiettivo, quello di far sentire il fiato sul collo, no? A questi che io definisco i ciarlatani dell'informazione. Certo. E quindi ecco, su questo sicuramente qualcosa ha portato. È chiaro che la strada è lunghissima, cioè in Italia purtroppo la mala informazione è un virus ben radicato, c'è una vera pandemia per quanto riguarda la mala informazione, quindi il lavoro è lungo, però insomma non demordiamo, si va avanti. E poi io credo che il pubblico sempre di più si stia iniziando ad accorgere, insomma, che i media nazionali non hanno più alcuna credibilità, infatti perdono giorno dopo giorno
consenso, perdono numero di copie vendute, perdono audience in televisione, quindi insomma sono abbastanza, per quanto mi riguarda, dei dinosauri in via d'estinzione. Andiamo avanti e continuiamo a combattere questa cosa qui. Senti, che cosa ne pensi della situazione italiana e europea? Cioè, hai un'idea di come si evolverà nelle prossime settimane? Allora, io ho una visione un po' pessimista. Tu, qual è il tuo punto di vista? No, io ho una visione sempre ottimista, chi mi segue lo sa, sono un inguaribile ottimista, ma perché sai, credo che alla fine i piani dei potenti non vadano mai come loro hanno programmato. Nella storia dell'umanità abbiamo sempre assistito poi a dei meccanismi in cui magari ci si trovava con un granello di sabbia nell'ingranaggio che faceva saltare tutto, no? E quindi io credo che noi siamo quell'ingranello di sabbia e che stiamo crescendo. Non solo, credo che in molti magari pensano in questo momento, ecco, ad esempio in Italia le istituzioni stanno vincendo, nel senso che stanno ottenendo quello che volevano. Ecco, io ho una visione un po' particolare da questo punto di vista. Secondo me invece stanno miseramente fallendo e in questo senso faccio il paragone con il gioco del calcio, no? Che tutti conoscono. Quando una squadra vince, magari vince anche di misura 3-0, faccio un esempio, si ritira in difesa, anzi tira fuori dalla partita, dalla squadra, i giocatori più forti e li fa ripassare in panchina, no? Sono coloro che perdono, sono coloro che sono in svantaggio che attaccano a più non posso, fanno pressing, buttano tutti verso la porta avversaria perché devono cercare di recuperare. Ed è esattamente quello che sta facendo il governo italiano. Cioè, dopo un anno e mezzo di propaganda vaccinale, dopo un anno e mezzo di terrorismo mediatico, hanno avuto dalla loro parte chiunque, dal Papa ai grandi media, tutti gli influencer, i personaggi noti, gli artisti, tutto. Cioè, il 99% diciamo del comparto comunicativo, chiamiamolo così, sociale, eccetera, l'hanno avuto in mano loro. Ciò nonostante siamo comunque in una situazione in cui il 30% di italiani più o meno non vogliono avere a che fare con questa sperimentazione di massa del vaccino. Secondo me sono numeri molto interessanti, no? E vediamo poi che chiaramente le reazioni e la resistenza cresce giorno dopo giorno. Adesso ci sono i portuali del porto di Trieste che non mollano. Sono arrivati di recente gli studenti che finalmente hanno iniziato anche loro ad alzare la testa creando il movimento studenti contro il Green Pass. Giorno dopo giorno le categorie aumentano, le piazze si riempiono sempre di più, tantissime persone si pongono sempre più domande, mettono in dubbio la versione ufficiale dei fatti. Quindi questo per me è il loro vero fallimento. Per quanto riguarda, per tornare alla domanda precisa che mi hai fatto, io non ho idea di quello che succederà nei prossimi mesi. Mi sembra che l'Italia sia diventata un po' un campo sperimentale rispetto agli altri paesi, dove provano a fare delle cose per vedere poi come la gente reagisce e valutare se farle in altri stati, no? Mi sembra che sia un po' questo adesso il gioco. Però, guardate, gli italiani sono lenti a reagire, ma quando reagiscono, secondo me, lo fanno in maniera interessante e convinta. E quindi io credo che stiamo andando in una direzione che ci porterà a uscirne in un modo o nell'altro. Non so bene come, non so bene quando, però voglio continuare a essere ottimista perché vedo che c'è comunque una reazione importante nelle persone e io vado in quella direzione là, insomma. Io continuo a resistere, a fare rete, a disobbedire, come dico da me. Guarda, io spero che tu abbia ragione. Ecco, sempre una domanda correlata. Molti italiani, non tutti per fortuna, sono un po' disillusi. E tante volte io mi sono sentita dire, ma manifestare non serve a niente. Tu cosa ne pensi? Soprattutto anche in prossimità della grossa manifestazione che ci sarà venerdì 15 ottobre. Io credo che tutto serva a qualcosa. Credo che l'unica cosa sbagliata da fare sia non fare nulla. Contemporaneamente bisogna mantenere la lucidità, bisogna mantenere la calma, l'equilibrio, cosa non facile in questo periodo. Però insomma tutte le forme di manifestazione del proprio dissenso, secondo me, vanno cavalcate, vanno utilizzate sempre in maniera civile, democratica e pacifica, perché altrimenti si rischia semplicemente di essere delegittimati, si rischiano delle strumentalizzazioni. Contemporaneamente, io l'ho già detto pubblicamente, proprio nelle piazze, anche
attraverso alcune interviste, lo faccio qua anche oggi. Non è che io giustifico la violenza, però contemporaneamente sono convinto che una certa forma di violenza a questo punto si possa chiamare legittima difesa. Di atteggiamenti che hanno portato a perdere il lavoro a centinaia di migliaia di persone, a milioni di persone, al punto in cui siamo arrivati di ricatti, di persone messe spalle al muro, persone messe in difficoltà, schernite pubblicamente, eccetera, eccetera. Non ci si può meravigliare, non si può stupire o lamentare del fatto che alcuni di questi poi reagiscano anche in maniera violenta. Perché a quel punto, la ripeto, per quanto mi riguarda può essere anche legittima difesa. Con questo lo sottolineo, non voglio giustificare aggressioni o atteggiamenti violenti, voglio semplicemente cercare di mettere i puntini al loro posto. Per quanto riguarda le manifestazioni di piazza, non credo che siano assolutamente inutili, credo che è giusto farle, anche perché anche quello è un modo appunto per esprimere dissenso e per esprimere la propria contrarietà a tutto quello che stanno facendo. Se non facciamo più nemmeno quello, allora diventiamo in tutto e per tutto degli schiavi, dei robot che non si esprimono più. Quindi va bene anche quello, va bene anche quello, sempre cercando di farlo in maniera intelligente, ecco, senza farsi strumentalizzare, perché purtroppo invece quello che è successo sabato scorso a Roma è stata proprio l'emblema, no, della strumentalizzazione, e quindi per un gruppo piccolino di persone che hanno fatto delle determinate cose in maniera violenta, tutta la protesta è stata delegittimata, così come aver fatto salire sul palco della manifestazione esponenti politici di estrema destra. Anche questi sono chiaramente degli errori di ingenuità che però non bisognerebbe fare. No, io sono comunque d'accordo con chi scende in piazza e protesta, lo faccio anch'io, è da un anno e mezzo che partecipo agli eventi, lo farò ancora e penso che sia comunque uno strumento che le persone debbano utilizzare per farsi sentire. Ecco, sì, riguardo alla protesta che c'è stata la scorsa settimana, appunto qualcuno diceva che c'erano degli infiltrati, poi lì è sempre difficile capire se la notizia è vera, falsa, presunta. Io sono pienamente d'accordo con quanto tu dici, anche perché manifestare è l'unico modo che noi abbiamo per dissentire, quindi se non usiamo quell'arma lì, cosa facciamo? Tu sei stato nel passato assistente alla comunicazione a un deputato del Movimento 5 Stelle, Federico D'Incà, e poi tra il 2018 e il 2019 hai collaborato nel blog di Beppe Grillo. Pregi e difetti di questo movimento, e se posso aggiungere una tua opinione, ecco, personale, in base anche alla tua esperienza che ti sei fatto, quali sono appunto le motivazioni che hanno portato il movimento allo stato attuale e se si può dire a una sorta di smantellamento? Poi adesso, per carità, sei tu l'esperto, ecco. Sì, si può dire. Per quanto mi riguarda, il Movimento 5 Stelle è morto e defunto. Pregi e difetti. Ma io, guarda, quegli anni là ho vissuto un momento di grande entusiasmo all'interno del Movimento 5 Stelle, perché erano appena entrati in Parlamento e si vedeva che erano diversi. Ecco, questo è il primo dato oggettivo. Cioè, si vedeva che era un gruppo di persone che non aveva nulla a che fare con quelli che già sedevano a Montecitorio da anni, se non da decenni. E ci credevano nella possibilità di rivoluzionare tutto, di cambiare il sistema, eccetera. E questa era la loro forza. Era la loro forza perché nonostante i tanti attacchi che ricevevano dall'esterno, erano belli compatti, decisi a portare avanti un'idea, una visione chiara. Poi cosa è successo? È successo che nel tempo è cambiato tutto, perché questa specie di muro che loro creavano tra di loro per riuscire a resistere dagli attacchi esterni ha iniziato ci sono state delle crepe, no? E quindi un po' alla volta quella specie di sistema è entrato all'interno del loro gruppo, e secondo me, diciamo, il momento chiave in cui poi è finito un po' il sogno del Movimento 5 Stelle è stata la morte, la dipartita di Gian Roberto Casaleggio. Perché? Perché secondo me era lui l'anima del Movimento 5 Stelle, era lui che aveva la visione, e da quel momento in poi è venuto meno tutto quello che loro avevano messo giù come fossero i loro valori principali, a partire dagli inciuci, dalle alleanze con gli altri partiti.
loro erano nati come zero compromessi e secondo me quella era l'unica strada per cambiare veramente le cose. Nel momento in cui loro hanno iniziato invece a fare appunto le alleanze per formare i governi, prima con la Lega, poi col PD, eccetera, e a comunque sedersi al tavolo degli stessi che avevano detto che avrebbero combattuto, lì è finito tutto. E adesso vediamo quello che sta succedendo. Adesso sono in picchiata libera da anni ormai, no? Quindi hanno disilluso qualsiasi promessa che avevano fatto, si sono rimangiati tutto, dalla TAV al MOSE, dal TAP in Puglia, alla questione dei vaccini, alla cannabis, cioè qualsiasi tipo di battaglia che loro avevano intrapreso dall'inizio è andata a gambe all'aria. Ed è uno dei motivi per cui, tra l'altro, io a un certo punto ho assolutamente abbandonato il gruppo e mi sono defilato, o meglio, ho dato le dimissioni, ho lasciato il mio incarico, perché non riuscivo più, diciamo, a lavorare all'interno di una realtà che era assolutamente incoerente con i miei valori. Per quanto riguarda la questione Beppe Grillo è completamente diversa. Io con lui ho avuto una collaborazione durata qualche anno esclusivamente incentrata sulla questione canapa, cannabis. Lui ha scritto la prefazione del mio primo libro che parlava di quell'argomento. Io ho scritto alcuni articoli per il suo blog, ho partecipato a un suo spettacolo per parlare di quell'unico argomento e basta. Quindi ecco, è una cosa che non c'entra assolutamente niente col resto. Oggi faccio fatica a riconoscere sia Beppe Grillo sia l'intero Movimento 5 Stelle. Faccio fatica a comprendere le dinamiche che ci sono dentro. Mi sembra che si sia sfasciato tutto e mi sembra che siano diventati in tutto e per tutto quello che volevano combattere. Già il fatto che comunque condividano un governo insieme a Draghi la dice lunga. Insomma, Draghi era considerato uno dei nemici numero uno per il Movimento 5 Stelle fino a 5-6 anni fa. Adesso insomma ci vanno a braccetto e lo sostengono, eccetera. Quindi per quello dico che secondo me il Movimento 5 Stelle è morto e defunto. Adesso chiaramente giocheranno sul discorso del 6%, 7%, 8%, su queste menate qua, come fanno tutti gli altri partiti tradizionali. Però per quanto mi riguarda, croce sopra, non voglio più assolutamente saperne nulla. È un peccato, ecco. Senti, adesso parliamo di argomenti più leggeri. Abbiamo una passione in comune. A me piace viaggiare, finché ho potuto ho girato in lungo e in largo tutto il mondo, so che per te è uguale. E hai scritto un libro lontano, 10 viaggi che ti cambiano la vita. Ma qual è il viaggio che ti ha cambiato l'esistenza? Ma non so se ce n'è uno solo, sai, faccio fatica. Probabilmente uno dei primi, che forse è il primo che racconto nel libro, è stato un coast to coast negli Stati Uniti d'America, da New York a San Francisco, passando per i grandi laghi canadesi, che fece appunto ormai, boh, sarà tipo 15 anni fa, non mi ricordo, però ero un ragazzino insieme a due amici e quel viaggio mi ha cambiato tanto perché era un viaggio vero, cioè intendo viaggio vero perché era veramente on the road, no? Quindi per strada, con tutti i pregi e i difetti che può avere un viaggio del genere, con una marea di imprevisti, però lì ho scoperto la dimensione del viaggio concepito per uscire dalla propria comfort zone. E questa cosa qua mi ha dato una carica incredibile, un senso di libertà impareggiabile, che poi da lì ho cercato di replicare negli anni futuri in altri viaggi. Per me questa è l'importanza del viaggiare, è il fatto di mettersi in gioco continuamente, di uscire dalle comodità della nostra quotidianità e quindi di scoprire, di avere nuovi input, no? Nuovi stimoli, di confrontarsi con culture diverse dalla nostra, di verificare come stanno esattamente le cose, ecco, cioè viaggiare è questo, no? Noi chiaramente abbiamo una percezione della realtà del mondo che è completamente distorta perché ci viene data chiaramente dalle informazioni che riceviamo, dalle notizie, dai media, per quanto anche ognuno di noi si possa cercare di informare in maniera indipendente, senza magari accendere la televisione, eccetera, comunque la nostra visione del mondo non è reale al 100%. L'unico modo per averla è prendere e andare in un determinato posto e vedere con i propri occhi com'è quel posto, com'è la cultura, no? Le notizie che c'erano state date, riuscire a confrontarle direttamente lì. E quindi ecco, questo secondo me è la grande preziosità dello spostarsi e del viaggiare. Per questo che io consiglio a tutti
anche soprattutto ai giovani, no? Che magari hanno dei dubbi sul proprio futuro, tanto più adesso che non c'è nessuna certezza, e mi chiedono in tanti: Madonna, ma cosa faccio? Non so cosa. Io, cioè, l'unico consiglio che mi sento di dare è mettiti uno zaino in spalla e vai. Anche questo concetto che viaggiare lo possono fare in pochi o solo chi ha soldi, non è vero, non è vero, sono delle giustificazioni che ci diamo. Si può viaggiare anche senza soldi, è sempre una questione di scelte, no? È chiaro che magari viaggerai, dovendo fermarti ogni tot di tempo a fare dei lavoretti in giro, adattarti alle situazioni, ecco, devi avere chiaramente spirito di adattamento, però puoi farlo se lo vuoi veramente, è per quello che io invito tutti. Soprattutto in momenti in cui hanno dei dubbi esistenziali o non sanno cosa fare del proprio futuro, a prendere e partire, perché per quanto mi riguarda, chi viaggia non sbaglia mai, soprattutto chi viaggia, in maniera lenta, addirittura terra a terra, in bicicletta, autostop, con i treni. Chi viaggia in questo modo qua, viaggia nel modo migliore possibile, per quanto mi riguarda, e sta facendo comunque la cosa giusta, perché comunque sta guadagnando esperienze di vita, mai che vada qualsiasi cosa. Quando torna a casa, magari non avrà un euro in tasca, ma avrà un bagaglio di esperienze che varranno molto di più. E questa cosa qua cerco di farla anch'io, anche in questi momenti, anche in questo momento. Non ho mai smesso di viaggiare, anche in questi 2 anni, e mai smetterò di viaggiare. Possono fare quello che vogliono, per quanto mi riguarda, ma non perché, sono speciale, ma perché per quanto mi riguarda viaggiare è fondamentale. Per me viaggiare è come respirare, non è che puoi dire a una persona non respirare. E quindi io continuerò a viaggiare così come ho fatto fino adesso e non ci si ferma. Hai perfettamente ragione, guarda, io ti dico, stai parlando con una che vive in Egitto da oltre un anno e che quest'estate appunto è andata via. Ovviamente ho dovuto fare il test, ho fatto quello però salivare, mi sono imposta. Ecco, senti, ma se dovessi partire su due piedi adesso, senza l'obbligo vaccinale, senza QR code, dove andresti? Beh, guarda la lista, perché cioè, in realtà poi più viaggi e più ti sembra di non aver visto niente, no? Quindi io ho visitato tipo 65 paesi nel mondo e mi sembra di non aver visto nulla. E quindi cioè, ho proprio la lista della spesa, però insomma, vorrei andare in Polinesia, vorrei farmi la Francia in camper, perché mi sono fatto la Scandinavia 2 anni fa e vorrei farmi adesso con calma la Francia del Sud. Ci sono delle parti dell'Italia che voglio ancora approfondire. C'è una zona che comprende il Libano, che mi interessa molto, anche se adesso è un po' delicato andare lì, quindi bisogna un attimo capire. C'è tutta la parte della Giordania che mi interessa molto, insomma, ci sono tantissimi posti. Guarda, devo dire che se non ci fosse nessuna limitazione in questo momento, penso che mi piacerebbe andare in un grande aeroporto, in un grande hub internazionale tipo Francoforte e prendere un biglietto a caso, cioè, imbarcarmi in un posto a caso, che è una cosa che in passato ho fatto e mi piacerebbe rifare. È una cosa che è figo, secondo me, farò ogni tanto, però ecco, prenderei un biglietto a caso e dico, ok, dove arrivo, arrivo. E mi piacerebbe fare una cosa del genere. In questo momento è un po' difficile farla perché rischi di arrivare in un posto dove ti mettono in quarantena per un mese e Lo allora so, lo non è so. piacevole. In Egitto sei venuto? Sei già stato? L'hai già visitato? Sono venuto in Egitto e sì, ho avuto il piacere di visitarlo un po' di anni fa, però ho visto solo una piccola parte dell'Egitto, quindi insomma anche lì vorrei approfondire ulteriormente. Ci sono stato però un paio di volte, sì, in Egitto, ma c'è tanto da vedere Eh sì, dappertutto. questi. Quando vuoi sei il benvenuto. Ecco, senti, Grazie, invece grazie adesso mille. parliamo della canapa. Hai scritto un libro sulla canapa, questa pianta dalle molteplici proprietà e utilizzi, solo che è stata boicottata ed è attualmente ancora boicottata dal settore farmaceutico industriale. Ecco, com'è nata questa tua profonda conoscenza della canapa? E puoi anche aggiungere qualcosa riguardo il tuo libro che prima o poi comprerò perché sono interessata a leggerlo. Guarda, la mia passione per la cannabis in realtà è nata in età adolescenziale, come per molti adolescenti, semplicemente utilizzandola a scopo ricreativo, a scopo ludico, diciamo così. Poi in realtà, abbastanza presto, ho iniziato a informarmi perché essendo una persona particolarmente curiosa, volevo capire un po' di più su questa pianta, cioè non mi tornavano certe cose che mi dicevano e lì ho scoperto che c'era un mondo, no, dietro, ho scoperto tutta la sua storia, i suoi utilizzi, eccetera. E ancora oggi, dopo 16-17 anni che la studio,
non smette di stupirmi, perché è una pianta incredibile ed è un po' come viaggiare, ecco, a informarsi sul mondo della cannabis, perché ha talmente tanti utilizzi, talmente tanti risvolti che non smetti mai appunto di imparare cose. E sì, come hai detto, ci fu un complotto conclamato, ormai è storia, diciamo, che iniziò nel 1937 negli Stati Uniti, quando resero questa pianta illegale. La resero illegale tre grandi cartelli industriali, cioè il cartello del petrolio, dell'industria petrolifera, dell'industria della carta e le case farmaceutiche, perché individuarono in questa pianta un loro comune nemico. Cioè con la cannabis, con la canapa, che poi noi la chiamiamo in mille modi, no? Cannabis, canapa, marijuana, ganja, erba, sensimiglia. In realtà stiamo parlando semplicemente della stessa pianta a cui abbiamo dato nomi diversi per descrivere i diversi utilizzi. Poi all'interno di quella pianta ci sono diverse varietà, però parliamo sempre della stessa pianta. Ecco, e queste tre grandi industrie individuarono in lei appunto un nemico comune, perché semplicemente con lei si potevano fare tutti i prodotti che invece queste tre grandi industrie volevano fare con le loro cose, quindi la carta dagli alberi, il mercato del petrolio appunto con tutti i derivati, con la plastica, il nylon, cellophane, eccetera, cose che si facevano con la canapa, e le case farmaceutiche, prima di tutto, perché le case farmaceutiche in quel momento stavano iniziando il loro percorso di sintetizzazione dei farmaci naturali in farmaci sintetici, e la cannabis era uno dei farmaci più importanti che c'erano al mondo. Abbiamo iniziato a utilizzarla nel 2700 avanti Cristo come anestetico in Cina, e quindi ecco che da lì ho cercato di ricostruire questa storia. Infatti il libro è una specie di viaggio nel tempo, no? Che passa attraverso a tutte le varie epoche e i vari luoghi nel mondo in cui è stata utilizzata, Italia in primis, perché in Italia era utilizzata tantissimo, eravamo i secondi produttori mondiali dietro l'Unione Sovietica, e era così importante che ha dato dei nomi a delle località come il Canavese in Piemonte, Canevoi nel Bellunese, eccetera. Abbiamo anche degli oggetti di uso comune in casa, come il canovaccio, che si chiama così perché era fatto in canapa e non lo sappiamo, tra l'altro, sono cose che non conosciamo più. E quindi ecco, questa proibizione poi iniziata in America ha preso dentro anche l'Europa, Italia compresa, e intorno agli anni 50 questa pianta è stata completamente fatta sparire anche dall'Italia. Poi è tornata fuori decenni dopo attraverso il fenomeno dei figli dei fiori, Woodstock, Bob Marley, eccetera, eccetera. E oggi è una risorsa, c'è una rivoluzione verde in atto, gli Stati Uniti d'America nel frattempo hanno ricominciato a legalizzarla per interessi economici, chiaramente. Ci sono già 17 stati americani che l'hanno legalizzata. Oggi la cannabis è bioplastica, bioedilizia, carburante, cosmetica naturale, cibo, carta, potrei andare avanti all'infinito. E soprattutto è una grandissima risorsa per combattere l'inquinamento globale, perché è una pianta che sottrae tantissima CO2 dall'atmosfera quando viene coltivata, è una pianta che può appunto sostituire la plastica, eccetera, eccetera. E quindi, ecco, il mio libro parla di tutte queste cose, chiaramente è correlato da una bibliografia completa, in maniera tale che chiunque possa verificare la veridicità di quello che ho scritto. Si chiama Canapa, una storia incredibile, e adesso tra l'altro sta uscendo la versione in inglese, perché hanno deciso di tradurlo, insomma, gli editori, e a breve uscirà anche la nuova versione italiana, che è la settima ristampa, perché insomma è un libro andato abbastanza bene, e quindi invito tutti ad approfondire anche questo tema, che è sicuramente interessante. L'editore con chi hai pubblicato questo testo? È un editore piccolo di Genova che si chiama Cinaschi, ed è appunto un editore che mi ha permesso di pubblicare il libro così come lo volevo io, senza non dover cambiare neanche una virgola e senza compromettere nulla, perché avevo avuto delle offerte anche da altri editori più grandi, ma insomma non sono molto propenso ad accettare determinati compromessi, e quindi ho preferito averne uno piccolo, ma che appunto mi facesse uscire il libro come volevo io. E comunque alla fine della cosa, ripeto, abbiamo fatto 7 ristampe, insomma, e quindi non... se un libro è buono, se un contenuto è buono, non serve il grosso editore. E bravo Matteo. Senti, adesso puoi lanciare un appello agli italiani, a chi vuoi tu, al governo, insomma, che la situazione in qualche modo possa sbloccarsi e migliorare, anche perché da un anno e mezzo che viviamo più o meno in queste condizioni qua. Di quello che vuoi.
Agli italiani io vorrei semplicemente dire di avere pazienza, di avere calma e di mantenere comunque il buon umore in generale, perché secondo me il virus più pericoloso che sta girando da 2 anni a questa parte è il virus della paura, della rassegnazione. E quindi ecco, questo è il mio invito principale, rimaniamo alti a livello di frequenze, di vibrazioni, di energie. Per quanto riguarda invece l'invito alle istituzioni, l'ho già fatto e lo ripeto, è quello di fermarsi, perché siccome stanno giocando col fuoco e non so se se ne rendono conto, ecco, perché in tanti, avendo avuto a che fare con alcuni di loro all'interno dei palazzi del potere, la gente non lo sa, ma Montecitorio è una specie di astronave. Quando tu sei là dentro, non hai più alcun contatto con la realtà, perdi il contatto con la realtà, perdi la percezione della realtà, cioè non ti rendi più conto di come gira il mondo, perché di no, perché vivi all'interno di un ecosistema che è chiuso, no? Quindi cioè, tipo hai dentro il ristorante, il barbiere, non paghi le bollette, ti serve un volo, alzi il telefono, c'è un centralino, cioè sei fuori, non hai problemi della gente comune, non sai come vivono le persone. E questo secondo me è quello che sta accadendo in questo momento, ancora di più che mai, probabilmente non si rendono conto che stanno giocando con il fuoco. Io l'ho detto, non mi stupirei se in futuro o a breve dovessimo purtroppo, lo ripeto, purtroppo assistere a nuovi fenomeni in stile Brigate Rosse. Non mi stupirei, perché stanno portando le persone a un tale livello di esasperazione che probabilmente potrebbero esserci delle reazioni negative. Perderemo tutti, ok? Non è che io mi auguro una roba del genere, sarei un pazzo, nessuno si augura una roba del genere. Però in Messico è tornato l'esercito zapatista che ha informato il governo che devono fermarsi, ci sono altre dinamiche, altre questioni. Però ecco, sono tornati dopo decenni che erano spariti a dire guardate che se non vi fermate torna la guerriglia urbana. Ecco, attenzione, perché anche in Italia rischiamo questa cosa qua. E allora prima di arrivare a una cosa del genere, che sarebbe un fallimento per tutti, invito le istituzioni a prendere in considerazione il fatto di fare un passo indietro, di ascoltare, ecco, di creare finalmente un confronto, perché è questo che è mancato in 2 anni in Italia. Cioè c'è una classe politica che va avanti col paraocchi, no? A testa bassa, come se avesse la verità in tasca. Non è così. Allora fermatevi anche voi e ascoltate, parliamoci, confrontiamoci, no? Perché dobbiamo creare una specie di convivenza, non è che si può andare avanti in questo modo qua, altrimenti c'è solo uno scontro anche violento, e questa cosa qua bisogna evitarla, questo dico. Ecco, io spero che le tue parole arrivino alle persone giuste. Ti ringrazio per la tua disponibilità, sei stato gentilissimo. Noi della piattaforma numero 6 rimaniamo sempre a disposizione. Ti saluto e ti abbraccio e alla prossima. Grazie a voi, grazie, buon lavoro, alla prossima, ciao.